Poracci, come non riconoscere l'horror serissimo di Dead Space 2? Aura Boy è il solito velocista, mentre la risposta più bella l'ha data Overmatt, citando il cameo più orrendo che la storia del doppiaggio italiano ricordi. Altro che più più. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che ancora non è stato rimasterizzato. La ricchezza di oggi sarà un quella puntissima. Parleremo del potenziale ritorno di vecchie glorie del Super Nintendo, di importanti novità in casa di Sony che si sta preparando forse a rispondere allo strapotere di acquisto di Microsoft e anche delle recensioni di Elden Ring, il probabilissimo GOTY 2022. Siete pronti? Bene, mettetevi dietro la plancia di comando di Steel Battalion e partite alla conquista non violenta di YouTube Italia. L'obiettivo è la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche sul sito Viola, dove stasera alle 21:30 mi troverete in live per una serata a tema platform anni 90. Imperdibile. Chi non viene è un poraccio e chi viene pure. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo. Partiamo con qualche notizia al volo e visto che Sony sarà una delle protagoniste di questa puntata del TG Poro, iniziamo passando in rassegna i giochi del PlayStation Plus di marzo. G-Labs ancora una volta aveva anticipato l'annuncio ufficiale, ma la conferma è arrivata proprio adesso, mentre sto registrando, come riportato dal PlayStation Blog. Quindi la lista definitiva dei titoli che si aggiungeranno al catalogo PlayStation Plus di marzo sono Ghost of Tsushima Legends, Ghost Runner, Ark Survival Evolved e Team Sonic Racing. Il primo è la modalità co-op di Ghost of Tsushima, gratis per chi ha già il gioco ed acquistabile a $19,99 come titolo standalone. Ghost Runner è in versione PS5 ed è una sorta di simulatore cyberpunk di parkour, e Ark e Team Sonic Racing vanno a chiudere un mese molto solido, dall'offerta decisamente variegata. Non trovate? Intanto è arrivata la prima patch per Horizon Forbidden West, che promette di sistemare i numerosi bug e glitch grafici che affliggevano la produzione sin dal day one. Le patch notes promettono l'aggiustamento di 25 problematiche diverse, ma Guerrilla ha assicurato che sta continuando a lavorare per sistemare tutti gli inconvenienti segnalati dai giocatori, che a quanto pare improvvisamente non stanno gradendo più di tanto il lavoro del team olandese. E come è ormai una triste abitudine in questi casi, è partito il review bombing su Metacritic, seguito dai fanboy che cercano di riequilibrare la votazione finale. Siamo alle solite, insomma. E per la serie, meglio tardi che mai, Mediatonic ha assicurato che le versioni Xbox e Switch di Fall Guys sono ancora in sviluppo e addirittura d'arrivo. Cioè, che prima o poi arriveranno, ma non con il prossimo aggiornamento previsto per la metà della stagione 6. Che dire, si è trattato di una vera e propria meteora nel mondo del gaming. E se aggiornamenti del genere me li sarei aspettati nel 2020, oggi non so quanti utenti attivi ci siano ancora su Fall Guys. Tra voi poracci c'è qualcuno che lo aspetta ancora con trepidazione? Ma passiamo alle notizie del giorno. Con l'ultimo Nintendo Direct abbiamo potuto assistere a un trend molto interessante: il ritorno in grande spolvero di vecchie glorie del passato. A volte si tratta di veri e propri giganti del settore, altre di nomi che mai ci saremmo aspettati di vedere riproposti nel 2022. E uno dei maggiori promotori di questo risorgimento è proprio Square Enix, che a quanto pare ha grandi progetti per il futuro. L'azienda infatti sarebbe interessata a riproporre numerosi remake appartenenti all'era dei 16-bit Nintendo. L'idea sarebbe proprio quella di sfruttare lo stile grafico HD 2D, che tramite l'utilizzo della Real Engine ricrea la magia degli sprite 2D del Super Nintendo, reinserendoli però in un contesto di scenari in tre dimensioni. Lo stile è apparso per la prima volta su Octopath Traveler, è diventato firma stilistica del team Asano su Triangle Strategy e verrà riproposto anche su Final Fantasy VI Pixel Remaster, e sarà la base del progetto di rinascita di Live Alive. Famitsu ha fatto notare come sia stato lo stesso team Asano a confermare, durante un podcast sul canale YouTube giapponese di Square Enix, che sia proprio la volontà del presidente Yosuka Matsuda quella di riproporre con una nuova veste grafica i capolavori SNES. Live Alive è stato ritenuto come il più adatto per il momento, ma secondo il producer Tomoya Asano sono stati passati in rassegna numerosi giochi prima di arrivare alla decisione finale. E teniamoci forte, perché l'era 16-bit di Nintendo è piena zeppa di capolavori impressionanti. Visto che Square non si sta facendo problemi a ripescare titoli dimenticati, voglio sognare.
Chissà, presto potremo vedere un remake di Super Mario RPG. Se ce l'ha fatta Live Alive, ce la possono fare tutti. Voi poracci cosa ne pensate? Qual è un classico Square del Super Nintendo che vi piacerebbe rivedere in HD 2D? Ma passiamo dalle parti di Sony, perché mentre Microsoft ha sconvolto gli equilibri del mercato con le sue più recenti acquisizioni, Sony sta iniziando a muovere i primi passi verso un riassetto sostanziale delle sue strategie commerciali. E abbiamo in realtà ben due novità da discutere. La prima è che dopo i controller e le specifiche tecniche è stato svelato anche il design del visore della nuova generazione della VR di casa Sony. Il PS VR 2 si presenta con un design che rimanda sia alle forme arrotondate dei due controller, sia all'identità estetica di tutto il progetto PS5, compresi i due colori dominanti, bianco e nero. Il design è anche funzionale e gli ingegneri Sony hanno lavorato parecchio per ridurre il peso complessivo del casco, in modo da non affaticare i giocatori dopo prolungate sessioni di gioco, ed è stato progettato anche un sistema di ventilazione per permettere all'aria di uscire senza impedimenti, così da evitare che le lenti si appannino con l'utilizzo. Devo dire che ci sono due cose che mi hanno fatto storcere un po' il naso. Da una parte, il cavo saldato e non rimovibile, una scelta abbastanza controversa. Nel caso di danneggiamento, l'utente sarà costretto a mandare in garanzia tutto il casco, non il massimo della comodità. E allo stesso modo, ma qui si tratta più di un problema mio, trovo anticlimatiche queste presentazioni sul PlayStation Blog. Se Sony ha veramente intenzione di puntare tutto sul PSVR 2, beh, secondo me ci sarebbe stato bene un trailer di presentazione, un reveal in pompa magna. Comunque, staremo a vedere se questo sarà l'headset in grado di popolarizzare e democraticizzare in modo definitivo la realtà virtuale tra tutte le fasce di gamer e non solo tra i super appassionati. La partita si giocherà su due fronti distinti, i giochi e il prezzo di tutto l'accessorio. Secondo voi quanto costerà il VR proposto da Sony? Allo stesso tempo però Sony sembra si stia preparando per mettere in piedi un rinnovamento sostanziale dell'offerta del Now e del Plus, quel progetto che è conosciuto per ora col nome in codice di Spartacus. Sempre sul PlayStation Blog è stato annunciato infatti che Shadow Warrior 3, FPS sopra le righe ad opera di Flying Wild Hog, sarà inserito al Day One all'interno del catalogo del PlayStation Now. Dal 1 marzo quindi gli utenti abbonati al servizio potranno provare gratuitamente questo gioco, una mossa che ricorda molto da vicino il modello commerciale adottato da Microsoft col Game Pass per alcune produzioni indie. Una cosa simile era successa con Virtua Fighter 5, ma solitamente queste esclusive al Day One sono territorio da PlayStation Plus. Che Sony si stia veramente preparando a fondere i due servizi? Voi cosa ne pensate? E chiudiamo poracci con una breve rassegna delle recensioni di quello che si appresta ad essere, senza ombra di dubbio, il GOTY 2022. Per quanto si tratti di un risultato alquanto scontato, sono sicuro che il dibattito che si verrà a creare nei prossimi giorni intorno a Elden Ring sarà uno dei più movimentati in assoluto di tutto l'anno. Sì, per Elden Ring mi aspettavo un tripudio della critica, ma mai avrei creduto di vedere così tanti perfect score. Nella mia testa i Souls-like rimangono un genere estremamente di nicchia, che a causa di una difficoltà artificiale estremamente elevata, difficilmente possono puntare all'interesse dei non hardcore gamer. Eppure a quanto pare con Elden Ring, Miyazaki, From Software e George R.R. Martin sono riusciti nell'arduo compito di riscrivere i paradigmi di un genere che rischiava di rimanere chiuso nella sua autoreferenzialità, innestando una formula vincente all'interno delle coordinate ludiche più in voga del momento, quelle dell'open world. Un gioco che riesce a rimanere fedele all'impostazione dei Souls, ma che si presenta come la naturale evoluzione del genere, senza incorrere in stravolgimenti sostanziali o in drastici problemi di bilanciamento. Vi ripeto, fa proprio impressione vedere un titolo graficamente così poco d'impatto riuscire a smuovere l'interesse delle masse, a maggior ragione se si pensa che si tratta di un gioco che richiede una soglia di attenzione, pazienza e dedizione che dubito sia propria del giocatore medio. Voi poracci cosa ne pensate? Il giudizio intorno a Elden Ring è pompato da un hype destinato a sgonfiarsi rapidamente, oppure ci troviamo veramente di fronte a uno dei giochi più importanti degli ultimi anni? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo questa sera, fra pochissimo alle 21.30 sul sito Viola, per continuare a giocare in live ai platform anni 90, una serata top. Altrimenti l'appuntamento rimane sempre a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro HD, Michele 2D, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!